Cari amici, bentornati al nostro appuntamento con il mormorio di un vento leggero, un mormorio che continua, direi, la sua funzione, la sua realtà anche vicino a Natale, con temi che non possono che essere natalizi. Come sempre, nostro graditissimo ospite Mario Adinolfi, che saluto e che ringrazio della sua disponibilità. Eccomi Don Francesco, ciao e buon Natale. Ciao, auguri. Ecco, guarda Mario, so che proprio ieri io ho trovato questo, questo articolo che parla di questa vicenda. Ecco, cosa succede, dice, negli asili italiani. Ed ecco qua che cosa succede. Succede che un presepio è stato sequestrato a una bambina. Sequestrato, dice l'articolo, perché è ritenuto poco inclusivo. E so che proprio ieri tu, Mario, hai parlato a Canale 5 di questo argomento. Ecco perché... ovviamente la cosa che suscita scalpore è il fatto che ci sia qualcuno che dica che il presepio non è una cosa da aborrire, ma è una cosa, insomma, che non contro nessuno. Ecco, come mai quindi hanno sequestrato questo? Non hanno dato grandi risposte al genitore che l'aveva portato, hanno fatto invece alcune cose di Natale con Babbo Natale e le renne. Questo è più inclusivo, Mario, Babbo Natale e le renne, rispetto al presepio? Ma secondo me dovrebbe venirci quasi da sorridere, perché c'è tutto questo affanno a festeggiare il Natale senza il Natale, che è una cosa che ha del paradossale, perché non credo ci sia nessuno che dopodomani non sappia che è Natale e che sia in qualche modo toccato da questo evento. Però c'è una rincorsa molto politically correct a togliere il senso dell'evento. E ieri in televisione era curioso, perché come al solito, forse qualche volta te ne sarai accorto, io ero in assoluta minoranza. Cioè io mi ritrovavo a difendere la tradizione natalizia per quello che è, davanti a personaggi anche molto noti. Antonello Capradica, che forse conoscerai, è stato a lunghissimo anche direttore del servizio pubblico radiotelevisivo, Anna Rita Briganti, che è un'ideologa femminista che adesso va in tutti i salotti televisivi, lo stesso conduttore per certi versi, che mi volevano spiegare che insomma bisogna essere, hai usato quella parola che io considero parola maledetta, inclusivi. Bisogna stare molto attenti a questa parola. È una parola chiave del politicamente corretto ed è una parola che però è in sé, a mio avviso, molto violenta. Dobbiamo ragionarci. Se tu dici creare qualcosa di inclusivo, vuol dire che se c'è un soggetto che ha il diritto di decidere cosa ha incluso in quel recinto e cosa ne resta escluso. Dunque c'è in realtà un potere che ha una determinazione rispetto ai fatti, alle persone, e può decidere per esempio di includere nel recinto atti che sono proni alle mode correnti. Discutevamo anche di un presepe dove c'era Gesù Bambina invece di Gesù Bambino, e quando sei dentro una dimensione ideologica, ciò che mi fa più paura dell'ideologia è che non riesce a essere più aderente alla realtà, perché è un distacco violento dalla realtà, e Gesù è di fatto bambino, è la realtà che lo rende quello che è, mentre noi uomini vogliamo violentare la realtà attraverso l'ideologia, poi costruendo un recinto da cui la realtà è esclusa, cioè che il Natale è il Natale, ma è introdotta la cancellazione della realtà, cioè la rimozione proprio del presepio. In moltissime scuole
in nome della laicità, l'avrei sentito dire questa cosa, no? La certo. laicità, la laicità. Certo. Siccome la scuola è laica, secondo loro non dovrebbero esserci i simboli religiosi del Natale, che dovrebbero essere, diciamo così, afferenti a un'altra dimensione. Io spiego sempre, ogni volta che mi pongono questo tema, che lo Stato è laico, ma non è ateo. Attenzione, perché se voi proponete una, come dire, equiparazione di laicità e ateismo, non state facendo altro che contraddire il principio stesso di laicità, perché state introducendo una dimensione ideologica prevalente, preminente, oltretutto prepotente rispetto al sentire comune del popolo. Perché ho concluso il mio intervento a Mattino 5 e lo voglio dire anche qui: alla fine dei giochi, Don, potranno fare tutte le costruzioni che vogliono, ma tutti il 25 celebreremo Natale e avremo in testa che cos'è il Natale per quello che è tradizionale, con ciò che anche diciamo così afferisce a nostre tradizioni personali. Il presepio non è del tutto corrispondente alle condizioni in cui effettivamente Gesù nacque oltre 2000 anni fa a Betlemme, no? Perché non c'era magari il pastore con le fattezze del pastore di San Gregorio Armeno in Italia, probabilmente le fattezze erano altre e le condizioni erano altre, non c'era la cascatella con l'eteroclisi che mettiamo nei nostri presepi, ma quella rappresentazione tradizionale. Ricordo sempre un'opera straordinaria che si chiama Natale in casa Cupiello. Natale in casa Cupiello è un'opera scritta da un senatore a vita, oggi ormai defunto da un po' di decine di anni, si chiama Edoardo De Filippo. Lo ricordo sempre che era marxista e comunista, ateo, assolutamente ateo, Edoardo De Filippo. Ma andate a guardare la rappresentazione che dà del presepe e il conflitto con il figlio, che rappresenta le novità generazionali, che dice: non mi piace il presepe. A me, al figlio, non piaceva il presepe. Fino al momento in cui la verità della vita, anche la durezza della vita, entrano dentro quella famiglia, e la chiusura dell'opera teatrale è proprio il figlio che dice al padre che sì, gli piace il presepe fatto dal padre con tanto amore. Alla fine dei giochi vinciamo noi, perché questo è il punto cruciale. Si vuole fare una rappresentazione che è scevra d'amore, è fuori da ciò che sente il cuore delle persone. Il cuore delle persone ama il Natale per ciò che il Natale è. Ama il Natale perché è un momento di unità. Finalmente le famiglie sono frastagliate, devastate, attraversate da mille problemi, ma si ritrovano. Perché? Perché è Natale, perché è tradizione che sia così. Uff, che barba, che noia la tradizione. No, viva la tradizione che ci concede un giorno di unità senza chiederci neanche il perché, perché al fondo c'è quel fatto che irrompe nella storia, la spacca in due in maniera così incredibilmente forte da non poter essere riconosciuto che come tale. E chiunque provi a toccare quell'elemento, in realtà poi si rivela, a mio avviso, goffo e inconcludente, ideologico e violento, in un momento in cui tutti quanti, tutti davvero, chiediamo pace. Tu hai introdotto questo tema della pace, no? E io sono rimasto, come dire, colpito, no? Di quello che è accaduto la vigilia del Natale del 1914 durante la Prima Guerra Mondiale. Quando dalle due trincee in Belgio, episodio molto famoso, no? Anziché insulti, offese di un esercito contro l'altro, lì abbiamo, se non ricordo male, gli inglesi e l'esercito belga, dall'altra parte quello tedesco, che si affrontano, sono i primi mesi della Prima Guerra Mondiale, una strage terribile, come aveva detto Benedetto XV, l'inutile strage. E allora la vigilia di Natale invece cominciano a cantare i tedeschi, rispondono gli inglesi, inni sacri natalizi. Allora da qua saltano fuori poi dalle trincee
queste persone. Insomma, la storia dice che si trovano nella terra di mezzo, la terra di nessuno, fra una trincea e l'altra, a stringersi la mano, a farsi gli auguri di Buon Natale, e i comandanti ordinano una tregua. Ecco, è violenza allora questa? Proprio dicevi la pace, bisogna censurare il Natale. Papa Francesco ha chiesto un gesto di pace, no? Proprio per il Natale, a Russia, Ucraina, ecco, come Giovanni Paolo II lo chiese, fermatevi davanti al bambino, disse in una frase rimasta famosa. Allora è violenza, quindi il Natale non è piuttosto il sostegno a quella umanità che c'è dentro ciascuno di noi e che trova espressione proprio nel fatto del Natale? E questi episodi, quello della tregua di Natale, no, che diede anche fastidio poi ai comandi supremi, perché sai, se questi si trovano e si scambiano gli auguri, non è che il giorno dopo si sparano così con grande leggerezza, per cui furono trasferiti in altre zone di guerra qui reparti. Ecco, allora, no, questa realtà a chi dà fastidio? Come mai? Cosa si vuole censurare? Dà fastidio al male, perché c'è purtroppo chi lavora per il male, lavora per far crescere quella gramigna nei nostri cuori che ci rende insensibili, e rendendoci insensibili ci rende incapaci d'amore. L'amore è un elemento potentissimo che tiene insieme le persone e impedisce a coloro che dal male traggono vantaggi di poterli trarre quei vantaggi. Il male unisce, il male tiene insieme, e quando le persone si tengono insieme sono meno manovrabili, sono meno utilizzabili. Tu hai raccontato proprio un episodio in cui le persone riscoprono il loro essere persona e non numero messo lì in una guerra, ricordiamo ai nostri telespettatori, che era una guerra terribile perché di trincea. Sì. La guerra di trincea era una guerra orribile in cui si stava ore ad aspettare, poi bisognava si avanzava un metro al giorno, 5 metri al giorno, dentro a queste fosse scavate, piene di persone, dove poteva piovere una granata che devastava le condizioni, ma il tutto in una dimensione psicologica, immaginiamola, di violenze, di morte e di attesa solo di fatti cruenti. Che bello l'uomo che si ribella a questo in nome del Natale. Quello lo puoi costruire se l'uomo l'hai ridotto a cosa? Se l'uomo l'hai ridotto a macchina? Se hai estirpato dal cuore dell'uomo l'amore? Allora ti riesce l'operazione di tenerlo in una fossa putrida a aspettare solo un fatto violento. Se l'amore irrompe, non c'è comando che tenga, il comandante deve far fronte a all'amore che ha. Diceva Aldo Moro in una bellissima lettera, che la politica alla fine ha un unico senso, solo quando diventa intensamente umana, e lì c'è l'umanità che irrompe. Esatto. E dentro quell'umanità, quel Cristo, quel Dio che si fa uomo, che è lo scandalo enorme della religione cristiana, ricordiamolo sempre, diverso da tutte le altre religioni, diciamo anche questo, con il massimo rispetto per tutte le altre religioni, ma noi abbiamo nella nostra storia, che comincia col giorno natalizio, lo scandalo della divinità che si fa umana e nasce da ventre di donna, Vergine etiam postpartum, ma che bellezza c'è dentro la forza dell'irrompere della vita del Dio che si fa uomo attraverso la figura femminile che rimane però pura. E mi volete fare le femministe? Io ieri c'avevo una femminista lì in questo studio, mi vuoi fare la femminista davanti a un inno alla bellezza, alla pulcrissima Maria, che è la protagonista del presepio, che è la donna centrale, madre di Dio? Ma dove esiste il concetto di madre di Dio? Esiste. Qual è la forza più enorme dell'essere femmina, del poter diventare madre di Dio? E mi vuoi fare tu la femminista a me? Ma allora veramente devo dire che su questo
mio, diciamo, inno alla femminilità che ho fatto durante la puntata, la femminista è andata in crisi e Antonello Capradica, che di solito è uno che con me combatte in termini negativi, mi ha dato ragione. E questa cosa mi ha molto sorpreso, che ti assicuro che è raro avere ragione pubblicamente da un interlocutore che è messo lì apertamente per esserti ostile. Lui però proprio su questo punto, sulla forza enorme che l'immagine mariana offre della dimensione salvifica della donna in una prospettiva in cui il femminismo evidentemente diventa poca cosa rispetto alla grandezza della donna madre di Dio, altro che, pensiamo all'Islam, come tratta la figura femminile, pensiamo, certo, a altre condizioni, certo, no? E allora restiamone, certo, agganciati a tutto questo, riproclamiamo la bellezza della semplicità di quell'immagine straordinaria, certo, di un bambino che viene al mondo nelle condizioni più difficili, ma viene al mondo. Anche lì la frase della femminista, no, bisogna venire nel mondo solo quando ci sono le condizioni perfette per nascere. No, non è vero, si nasce anche nell'Africa subsahariana, si nasce nelle condizioni peggiori, si nasce sotto le bombe. Mio papà è nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale, visto che citavamo la prima. Si nasce nelle condizioni anche peggiori possibili, ma l'irrompere della vita è ciò che noi celebriamo in maniera così straordinaria. Farci compagnia, Dio che viene a farci compagnia, che ci dice: non siete soli, adeste fideles, svegliatevi fedeli, non siete soli, svegliatevi. Certo. Ma diciamolo ai nostri amici cattolici, ai credenti, svegliatevi, certo, è Natale ragazzi, non state sotto botta, rispondete quando vi dicono che il presepe va accantonato, che ieri è stato detto che era uno strumento macista, è stato detto. Se rispondete diventate convincenti, certo, io non voglio dire vincenti, ma convincenti, certo, sì, perché avete gli argomenti, cari amici credenti, per poter essere da questo punto di vista testimoni della bellezza del giorno di Natale e del Vangelo. Ecco, hai toccato anche questo punto, naturalmente, che è quello della tradizione. Intanto, se si forma una tradizione e se questa tradizione penetra gli anni e i secoli, vuol dire che qualcosa di buono nella tradizione, vagliato dalla storia, vagliato dalle vicende degli uomini, c'è. E altrimenti non si forma una tradizione, ma si forma semplicemente una moda, e noi sappiamo che la differenza fra la moda e la tradizione è che una resiste al passare del tempo, la tradizione, mentre la moda poi cede il passo a qualche cosa, un'altra moda che la sostituisce. Quindi c'è uno specifico nella tradizione che ne mostra il valore, che ha un senso, no? Perché corrisponde a quello che l'uomo nei diversi periodi comunque sente, esprime e vive. Quindi la tradizione è sicuramente qualche cosa con cui fare, come dire, i conti, e che ti provoca, perché ha già una forza di convinzione e di valore. Guarda, in un mio libro ho scritto una volta una frase molto semplice che considero la frase che rappresenta più o meno tutta la sostanza dei miei scritti, che potevano dunque essere anche aboliti da questa sola frase. La frase è: conta ciò che dura. Ah, certo. Conta ciò che dura. Attenti all'effimero, perché purtroppo l'effimero è diventato padrone delle nostre vite. Pensiamo solo a come si costruiscono gli amori, le esperienze affettive, le esperienze sessuali, persino purtroppo tragicamente alcune dimensioni familiari, in cui è l'effimero a essere dominante e non la prospettiva, che non dico debba essere trascendente, ma deve avere nel suo cuore
una dimensione del per sempre. Certo. Sai quando scopri la dimensione del per sempre? Io credo che il sacerdote davanti al Natale la colga pienamente, la colga nella sua vocazione, la colga nell'ordine sacerdotale, quell'essere sacerdos in eterno, che è bellissima questa espressione, no? In eterno, non può succedere più niente, lo sarai per sempre, per sempre. E allo stesso modo lo proviamo, secondo me, noi quando diventiamo genitori. Per questo il Natale è molto bello, perché il Natale, oltre a essere un evento enorme che spacca la storia, è anche un evento che, di cui ha esperienza moltissima parte della popolazione, perché certo. diventa genitore, no? Certo. E in quel momento tu percepisci che per quel figlio, che non ti è niente, è un grumo che sta lì, no? Come dicono loro, il grumo di cellule. Tu in realtà sei pronto a dare la vita, sei pronto a gettarti nel fuoco, faresti qualsiasi cosa per quella persona. Certo, certo. E lì ti nasce una dimensione di amore gratuito, cioè dove non c'è il do ut des, dove non c'è lo scambio di niente, dove non c'è vantaggio, c'è solo svantaggio, ma che tu assumi come croce certo. nella tua esistenza, perché questa cosa carica di senso il fatto che sia senza tempo, senza limitazioni di interesse, senza una viltà possibile, perché non c'è viltà possibile davanti a quell'esperienza certo, lì. È certo. E tutto questo ti porta davanti a un'altra dimensione, che è quella che rompe l'effimero e ti fa capire quanto l'effimero possa in realtà essere pericoloso. Certo. Gli eterni Peter Pan del nostro tempo sono persone che alla fine mettono un po' di tristezza, perché non puoi essere Peter Pan in eterno. Certo. A un certo punto devi capire che conta ciò che dura, non l'esperienza emozionale dell'attimo. C'è sempre questa retorica dell'attimo fuggente, non è così, non è che bisogna cogliere l'attimo, bisogna edificare su quell'attimo, se quella cosa ha senso, qualcosa che regga, la casa famosa sulla roccia che ci invita a Gesù. Chiaro. Non si costruisce Chiaro. niente. Ecco, guarda Mario, quello che dicevi, no, mi faceva venire due osservazioni. La prima osservazione, che la tradizione è un dono, no? Quando viene presentata invece come un peso, come qualche cosa che ti limita, no? Dice, guarda, questa è una tradizione, noi l'abbiamo superata. In realtà la tradizione, l'essere frutto di una tradizione, vuol dire appunto essere frutto del lavoro, dell'intelligenza, dell'affetto, di generazioni. Quindi la tradizione è un valore, è un dono, è qualche cosa che ti viene offerto e che ha appunto alle spalle una storia tale che, come dire, ha vagliato il valore, ecco, di alcune cose. E ovviamente la tradizione del presepe ha vagliato il valore di quel bambino, che è un potenziamento dell'umano a prescindere dalla fede. Quindi la tradizione come valore, non come peso. E l'altra cosa è che se neghi la tradizione, quindi se tagli questa roba qua, le persone effettivamente non hanno una forte consistenza, una forte identità. Dicevi prima, più facilmente sono anche manovrabili, sono anche influenzabili, no? Quindi questo, certo, col presepe, ma in tante altre, come dire, realtà, no? Per cui si vuole tagliare questo come se uno non fosse frutto di una storia, di una vicenda, ma fosse così, arrivo io, cancello tutto il resto. C'è quell'orrenda espressione che va di moda in questi anni, che è cancel culture, la cultura della cancellazione. Cioè è nata una vera e propria cultura che prevede la cancellazione della tradizione, perché la tradizione è considerata male, magari valutando un aspetto di essa parametrato ai tempi dell'oggi. Ne parlavo proprio anche di questo ieri mattina in questo dibattito che abbiamo avuto. In realtà quel precepe che tu hai indicato inizio della trasmissione oggi è stato rimosso dalla cancel culture, cioè dalla cultura della cancellazione.
io cancello una parte di ciò che siamo stati alla memoria, la consegno a una damnatio memorie, e attraverso questa damnatio memorie, come dire, c'è una sorta di redenzione di quel male supposto presente nel passato. Questa cultura è di origine nordamericana prevalentemente, per via della esperienza schiavista, che è una questione molto accesa, che viene vissuta nel Nord America in maniera molto accesa per via della forte presenza di varie culture. La cultura afroamericana in particolare è una cultura che ritiene di essere stata a lungo vessata, e attraverso questa cultura della vessazione ne è nata una cultura anche violenta. Ti ricorderai forse i movimenti del Black Lives Matter, no? Le vite dei neri contano, che contrappone in maniera molto violenta una colorazione della pelle a un'altra, per esempio. Io voglio dire una cosa. Qualche volta noi abbiamo la tendenza a essere esterofili, a introdurre nella nostra dimensione culturale questioni che non appartengono, veramente non appartengono a ciò che noi siamo. Noi abbiamo una cultura naturale di integrazione e tolleranza, non è una cultura proprio nostra. Mi viene in mente anche la cultura del tema della violenza sulla donna. In Italia, proprio perché la figura di Maria è sempre stata centrale e la violenza nei confronti delle donne è vista in maniera assolutamente insopportabile, persino dagli ambiti di criminalità organizzata, abbiamo in realtà un tasso di femminicidio bassissimo. Noi facciamo sempre queste conferenze sui femminicidi, senza mai dire che l'Italia ha il tasso assolutamente più basso di femminicidi del mondo. Per farti un numero, in Italia vengono uccise 106 donne nel 2022, molte vengono uccise per ragioni che poi non hanno niente a che fare con le dimensioni familiari, si muore per tante ragioni, diciamo così. Pare che una cinquantina siano relative a vicende passionali. In America le donne uccise ogni anno sono 15.000, anche per via della diffusione delle armi da fuoco, che come sai negli Stati Uniti sono diffuse casa per casa e hanno una tradizione costituzionale di gestione dell'arma da fuoco come elemento del patrimonio familiare. Ora, capisci tu la differenza tra 50 e 15.000? Dentro la nostra cultura, che alcuni vorrebbero cancellare in virtù di un virus modaiolo che arriva dall'altra parte dell'oceano, ci sono in realtà gli anticorpi contro la violenza, la discriminazione, il bullismo, l'antifemminismo. Li abbiamo coltivati da sempre. A quelli che mi dicono tu ce l'hai con gli omosessuali, io ricordo che l'Italia vaticana e cristiana, chiamiamola così, non ha mai avuto il reato di omosessualità. Ce l'aveva l'Inghilterra fino al 1963, non nel 1163, 1963. Ce l'hanno alcuni stati degli Stati Uniti il reato di sodomia. Noi non ce l'abbiamo mai avuto, perché abbiamo sempre avuto in realtà un approccio molto tollerante e cattolico nella sua virtù, magari anche nella sua dimensione ipocrita. Alcuni dicono: ah sì, ma tu ti vai a confessare, risolvi la questione. No, ma quello è un altro antidoto, perché nel momento in cui io accetto che vado davanti a un altro uomo qualsiasi e accetto di inginocchiarmi davanti a lui e di accettare lui come intermediario del perdono di Dio, sto compiendo quell'atto di umiltà che mi rende intrinsecamente meno violento, intrinsecamente meno prepotente, perché sono capace di inginocchiarmi davanti a un altro uomo che magari sarà peccatore pure più di me. Allora, questa forza, questa bellezza, questa pace, perché questa è la parola chiave secondo me della nostra puntata di oggi, noi dobbiamo rivendicarla nel Natale, nella nostra tradizione e nel nostro essere cattolici. Io non ho un momento più emozionante in vita mia che ogni settimana, quando vado a messa e riesco a recitare bene senza guardare il foglietto, che quella è la misura della mia condizione mentale, il credo.
quando io riesco a recitare bene il credo e a fissare dunque bene, consapevolmente, tutto ciò in cui profondamente credo, io sento di essere un uomo che appartiene a una dimensione salvifica che si chiama Chiesa Cattolica e Amicizia con Gesù Cristo. Ecco, guarda, grazie, mi piace concludere la nostra puntata natalizia ricordando quello che dicevi tu, no? Cioè la pace, eccetera, perché il presepio, usiamo questa espressione, è stato inventato da un uomo di pace, è stato inventato da un uomo che viene presentato come icona dell'ecologia e del rispetto della natura, no? Cioè San Francesco d'Assisi. Ma se noi facciamo la marcia per Perugia Assisi, la marcia della pace, no? Perché appunto Francesco è uomo di pace, non possiamo negare che tutto questo, tutto quello che San Francesco ha fatto, uomo di pace, andò addirittura in crociata, no? Alla crociata per convincere il sultano a come dire, a lasciar liberi i luoghi santi senza combattere. Quindi uomo di pace, però poi se neghiamo che proprio la radice di questo è quel bambino che lui a Greccio si è così procurato e si è inginocchiato ad orare, allora rischiamo di non essere più quegli uomini di pace e quegli uomini che amano il creato, come invece proprio Francesco fa a partire da quella realtà che lui adorava, che è il presepio. Bellissimo, bellissime parole. Non aggiungo nient'altro, sei molto bravo come sempre. Grazie. Grazie. Allora, buon Natale Mario, buon Natale ai nostri ascoltatori e grazie Mario del tuo intervento e arrivederci alla prossima puntata.